Ed eccoci qua su Super Mario RPG. Nello scorso video sono arrivato a Talponia, ho esplorato in lungo e in largo la miniera, ho riaffrontato Croco che ci ha rubato qualche moneta ma poi ci ha regalato tutto quanto, e ora siamo pronti ad andare a salvare quelli che sono rimasti intrappolati nelle miniere. Andiamo quindi, sicuramente c'è da affrontare un boss e la terza stella anche da prendere. Ah, quello è il boss? Lancia le bombe, lancia il boss? È un mini boss probabilmente. Salve, mi chiamo Punchinello e sono un grande maestro bombarolo. Punchinello? Ho mai sentito nominare. Che rabbia. Adesso vi mostro io chi ha una testa calda. Voi mi renderete celebre. Ma io neanche ci vorrei parlare con te. Addio, ma come addio? Ma scusa, dobbiamo renderti celebre. Vediamo un po' che combina, va. Quei piatti, ok. Ui, però prende un sacco di danni, eh. Lancia le bombe. Immagino di doverle distruggere. Magari lo faccio con Mellow. Vai, carica, 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 carica. Perfetto. 112, non male. Allora, con Mario il super salto, beh, è una pacchia se lo becco bene. Ah, non male però, potevo fare meglio. Vai tutti. Bomba. Bene. Non male, non male. Ora potenziamo un po' le cose. Mossa 3? Mossa 3 su Punchinello, dai. E gli facciamo un bel 284. E non è bastato. Ma se gli sparo il fuoco si accende tipo bomba? No. Ancora elettroscarica per cercare di mandare via tutti. Ah, preso malissimo. Aiuto. Ci avete provato, eh. Ci ha riuscito quello. Mannaggia Punchinello. Forte, eh. Ha sconfitto, mi sa. E va bene, l'avete voluto voi. E allora, e signore, signor Punchinello, però. Allora, mi sta per la mente che devo semplicemente sconfiggere le bombe. Forse, cioè, forse aiuta. Mi aiuta a non prendere troppi danni, certo, questo è chiaro. Ok, 366 di danno. Ma potevo colpire Punchinello. Facevo prima. Niente, lo becco male. Lo becco certe volte. Il 90% dei casi va bene. Ma certe volte quando non vuole andare non va. Ok, bene. Beh, mo faccio su Punchinello il super salto. Eccolo che va. Credo che ci sia un massimo di salti che puoi effettuare, ma sbaglio o ha preso meno danni? Che strano. Allora. Sarebbe il caso di dare un fungo a Mario. Potevo farlo con Mellow perché Mario e Gino sono i più forti. Però vabbè, dai, ormai. Ok, attacco perfetto. Punchinello ha finito i punti, punti fiore. Peggio per lui. Via. Pensavo di essermi difeso, invece no. Buono. Non so se ricaricarmi i punti fiore. Sì, sarebbe la cosa migliore da fare. Però con il buon Mellow. Meglio così. Con lui, sì. Ci picchia. Ehi. Ah, ok. Niente. Ah, facciamo una mossa speciale. Vai, raggio Gino. Però su Punchinello.
Ai ai ai, frettoloso, frettoloso, sconfitto mi sa. E quindi che ci dice allora di bello? Ah! Urla. Deve essere un incubo, sono rovinato! Non volevo, ma non mi lasciate altra scelta! Mi sa che stai bluffando. Calmati un po', batuffolo. Non sprecherò il mio attacco per colpire te. Non si sa mai cosa potrebbe succedere. Ottimo, allora non usarlo. Basta, anch'io ho un orgoglio. Ve la siete proprio cercata. Che succede? Perché non funziona? Uish. Beh, si è autosconfitto. Mario, se questo affare esplode siamo fritti. È un bel pasticcio. Tagliamo la corda, subito! Già. Sta per scoppiare! No! Mamma mia. Ah, vabbè, dai, non è tanto male. Ma che cavolo era quello? Beh, abbiamo vinto questa battaglia. Speriamo di non perdere la guerra. Dove sono Dina, Mite e il frammento stellare? Ma è quello il frammento stellare? Ah, questo risponde in parte alla mia domanda. Forza Mario, sbrigati! Wow, così facile? Bene, terzo frammento recuperato. Forza amici, dobbiamo ancora trovare Dina e Mite. Sì, fammi salvare prima magari, eh. Vorrei evitare brutte sorprese. Bene, andiamo. Ah, non si muove. Ah, lo odio questo stupido affare. Dammi una mano, spingi il carrello. Vuoi leggere le istruzioni? Naturalmente, ovvio. Istruzioni, frenare A, saltare B, accelerare, fungo più X. Ente sicurezza di Talponia, Est. Evviva, una corsa in carrello da miniera! Vai, sarà uno spasso! Non lo so, eh. Ah, cavoli, era frena! Mamma mia. Bene, bene, bene. Ah, accidenti! È che sto talmente concentrato a vedere il percorso che mi sbaglio. Più che altro... No, aspetta. No, amico mio, hai premuto A, fermati! È che sono scemo che premo B? Ha premuto A, oi! Ah, forse devo proprio premerlo bene. Ah, fino in fondo? Vabbè, allora scusami, dimmelo prima. Ah, no, qui premuto proprio là. A meno che non salta alla fine del percorso. No, fa da solo, fa, quindi... Ma allora è stupido, scusami, se premo A! Boh. Non lo so. A Donkey Kong è diventato. Bello comunque. Ok, va bene, bene. Ah, ok, qui ho premuto B io, effettivamente. Non mi faccio problemi a dirlo. No, allora scusami. O fanno i contatti, cioè i tasti fanno contatto tra di loro, ma non credo. Sarebbe stupido, scusami, Dai, allora. Dai.
Cerchiamo un po' un rettilineo, magari se riusciamo così facciamo un po' col fungo. Quanto è intricato sto percorso? Eccolo qua. A parte no, fa da solo, fa. Quindi... Ah, eccolo! Ah, quindi qui quando ci sono questi sharp turn. Ah! Vabbè, sì, però qua potevi un attimino darmi una mano pure tu, eh. Cioè, lo vedevi. Da solo il gioco dovrebbe capirlo. Sì, però io... No, gira da solo, gira. Quindi non capisco qual è il problema. Io faccio fatica a capire perché salta. Ti freno di continuo, ti freno, va bene? Ecco. Ora ci siamo capiti, magari, eh. Dai, facciamo il Donkey Konga. Ah, no, siamo usciti. Credo. Bella però sta parte. Ah, ok. Qui più di tanto non si può andare qui. Yeah! Che bella sta parte. Era un po' da scemirsi a capire perché non si saltasse da solo. Però ho capito che poi era proprio il giro molto stretto, la curva molto stretta. Allora dico ok, ci sta. Però bellissima. E la mamma talpe preoccupata. Che strano mi facendo i bambini, vorrei che tornassero a casa. Calma tesoro, ho chiesto a Mario di aiutarci e sono sicuro che ce li riporterà appena possibile. Aspettiamo. Guarda signora, lei ha questo strano presentimento come se stessero per piombarci addosso. Sì. Sì, va bene ad aspettarselo. Sono sicuro che entreranno dalla porta come tutti quanti. Rilassati tesoro. Insomma, più o meno. Ma quindi lei sarà la maggiore di quella talpa piccola. Che carini però. Siamo arrivati. Santa talpa, ci sono davvero piombati addosso. Oh poveri miei tesori, mi state bene? Piccolo Mite, ti sei fatto male? No, tutto a posto mamma. Non è vero Mite? Ce la siamo proprio spassata. Vabbè. Si è preso una botta in testa, povero piccolo, sei al sicuro ora. Dina, quante volte ti ho detto di non andare nella miniera da sola? E basta così, tesoro, sono tornati sani e salvi. Questa è la cosa più importante. Non abbiamo nemmeno ringraziato Mario come si deve. Dammi qualche cassetta di fiori per potenziarmeli. Che vergogna. Mario, non potremmo mai ringraziarti abbastanza. Che dici? Il tetto? Oh, non fa niente, vero caro? Non è niente, penserei a ripararlo. Una lamiera e via. Fammi sapere se ti serve una mano anche per casa tua. È una proposta seria? E grazie ancora per averci riportato i nostri bambini. Ok, dove sarà Peach? A saperlo. Dopo aver riparato il tetto tornerò sulla montagna, ma tu passa pure a trovarci quando vuoi. Torna indietro, signor Bacarozzo? Non vuoi venire a giocare da Booster? Sfinster 1 e Sniffster 2. Dai, non scappare, vieni a giocare con noi, ti faremo divertire un sacco. Ah, ecco, sì, come hanno detto loro, signor Bacarozzo. Ah, è veramente un Bacarozzo. Ah, ma sono... quelli con la maschera antigas. Si chiamano quindi Sniffster, perché sniffano... Vabbè, sì, meglio... annusano, diciamo, ecco. Non attaccare quello scarabeo, è un regalo per Booster. Proprio così, restituiscilo senza fare scherzi. Ah, ecco, fai come hanno detto loro, se no non siamo più amici. Ma io, ragazzi, non lo sto toccando. Stanno facendo tutto quanto da soli. A Booster gli scarabei piacciono davvero tanto, ma non può catturarli. Proprio così. È sempre occupato a intrattenere la principessa piovuta dal cielo? Ehi. Per questo catturiamo noi gli scarabei per lui. Perciò restituiscicelo. Proprio così. Ah, per favore? Oh no, sto scappando! Presto, prendilo! Prendilo! Tutto da soli hanno fatto, io faccio fatica a capirli. Ciao. Una pietra luccicante, ok. Se mi porti le foche artificiali in cambio ti do una pietra luccicante.
Niente, stavo esplorando per capire un po' come vanno le cose e boh. Ok, questo signore sta facendo dei fuochi d'artificio. Vuoi comprarne una per 500 monete, ma sei matto? Ehi, le prendo, dato che posso, anche perché c'è la signorina che mi vuole dare una pietra luccicante in cambio dei fuochi d'artificio. Toh, prendine un po'. Toh. Sì, tiro il fuoco d'artificio. Pietra luccicante. Vediamo questa pietra luccicante. Una pietra bella. C'è anche un funghetto che ha aperto un negozio qui perché ha trovato un sacco di oggetti nella miniera. Poi c'è questa famiglia che ricicla funghi e sciroppi e ti danno dei punti quando tu appunto ricicli questi oggetti. E grazie a quei punti puoi acquistare delle bombe. Interessante, molto interessante che fanno queste bombe fanno danni ai nemici, quindi potrebbero tornarmi utili in futuro, chissà. Magari un giretto ogni tanto ce lo faccio qui. Tra le altre cose c'è anche un'altra canzone che si può sbloccare per cantare al lago Girino. Quindi, volendo, se troviamo questa canzone possiamo andare al lago Girino e cantarla. Beh, ad ogni modo direi che questo video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!